Posso non farvi vedere queste meraviglie, ragazzi? Cioè, ma guardate queste meraviglie, dei pilastri enormi. Queste meraviglie scolpite. No, vabbè. Non potete capire che emozione vedere tutto questo dal vivo, sapendo che ci sono 5.000 anni di storia qua. Stiamo camminando su 5.000 anni di storia, ragazzi. Voglio dire. Cioè, ma qua è una sala enorme, mo. Qua sicuramente ci faceva i banchetti quando c'aveva tipo i nipoti, i fratelli. Vero? Qui sei più anni come sala. Aveva 40 mogli, quindi aveva 100. Quanti figli aveva? 100? Quanto ha detto Mohamed ieri? 170, 156. E quindi aveva una famiglia numerosa, aveva bisogno. Pigliavano anche l'elenco dei poveri, figlio. Una bella famiglia numerosa, e quindi. Quanti figli aveva? Ramses quanti figli aveva? 160. 160, perciò. 108 maschi. In questo periodo con 160 figli e reddito di cittadinanza. Come se una scuola privata. No, vabbè. Quanti maschi erano? 108 i maschi. Questo il lavoro durava quanti anni? Quindi, ragazzi, avendo 160 figli, di cui 108 maschi, venivano con le mogli, figurati. Aveva 108 nuore. No, vabbè. Allora, ragazzi, scusate. Ragazzi, ora guardate la prima scena sulla prima colonna, e per re cosa offriva? Vino rosso, che era sacro per degli zii, al di della città di Luxor di Amorra, quella forma umana e le due piume se le danno sulla testa, e dietro lui, no, la prima colonna, la prima, quella sì. E dietro lui, guardate sua moglie, la mia mute, quella. Noi proseguiamo, ragazzi, sempre all'interno del tempio di Karnak, perché qui c'è tanto da vedere, c'è tanta storia e i racconti di Mohamed Bottiglietta, detto Bottiglietta, sono meravigliosi, devo dire, vero Mo? Tu stai imparando per poi fare da portavoce a Mohamed con i nostri follower in live, no? Sì, ma poi fare da portavoce con i nostri follower in live, no? Cioè, poi vi spiegherà lui al posto di Mohamed. Non oso immaginare, vabbè.